Ruggeri, il basket torna a Ruggeri. Segui i Leoni, segui il campionato. Scegli il tuo abbonamento su npcrieti.com. E per i piccoli Leoni sono già aperte le iscrizioni alla scuola di mini basket. Nome e cognome? Luciano Nuzzi. Età? 47. E ruolo? Ruolo? Sì. Coach. Luciano, questa intervista ci serve per conoscerti meglio. La serie si chiama Buona la prima perché si tratta di un'unica e ininterrotta ripresa senza tagli né montaggi. Dal momento che le domande sono numerose dovrai rispondere prontamente ed anche sinteticamente. Sei pronto? Ci proverò. Allora, rompiamo subito il ghiaccio e addentriamoci nei tuoi fatti personali. Sei sposato? Sì. Hai figli? Sì. Tuo figlio Simone gioca a basket, ti piacerebbe allenarlo? Da un lato sì, da un lato no. Il presidente Cattani, in occasione della tua presentazione alla stampa, raccontò che vi eravate conosciuti sul parquet, quando ancora entrambi giocavate. Devi essergli rimasto impresso. Beh, io ero sicuramente un giocatore molto più forte di lui, quindi per forza lui mi ricorda. La mia capacità di fare canestro non era neanche paragonabile lontanamente a quella sua. Poi dopo lui cercava da buon reatino di mettere dentro qualche cosa a livello di intensità, di tigna, però insomma la mia qualità era di un altro livello. Quanto credi, se lo credi... Mi caccia dopo che sente questa cosa, no? No, te gonfia. Quanto credi, se lo credi, che la tua esperienza di giocatore ti sia utile nella tua visione di allenatore? Molto, moltissimo. Qual è stato il momento in cui sei passato mentalmente dall'essere un giocatore ad essere un allenatore? Purtroppo tardi, non mi sono fidato di chi mi diceva che era il momento di smettere di giocare. E se invece avessi dato retta al grande maestro Roberto Meccattini, probabilmente avrei fatto delle esperienze più grandi di quelle che ho fatto e con tempi, diciamo, precedenti a quelli poi dopo le quali le ho fatte. Dall'esterno appari come una persona decisa e determinata, risoluta e volitiva. Dai l'idea, insomma, che uno che sa porsi chiaramente l'obiettivo da raggiungere. Quale obiettivo ti e ci dai per questa stagione? Mi do è l'obiettivo di lavorare sempre con la massima professionalità possibile, e qualsiasi sia poi l'obiettivo. L'obiettivo che vi do è aspettate 2-3 giornate alla fine del campionato per vedere se riusciamo a raggiungere l'obiettivo che adesso da questo momento non diciamo più nessuno, che però conosciamo tutti. E per la prossima stagione? Per la prossima stagione non lo so l'obiettivo della prossima stagione, dovrei avere una squadra da allenare. Per la tua carriera in generale? Ma per la mia carriera gli obiettivi sono quelli chiaramente che ha qualsiasi persona nel campo del lavoro, cercare di fare il massimo del proprio lavoro. E ora, quindi, insomma, magari allenare anche a livelli superiori. Ora esageriamo e apriamo il cassetto e tiriamo fuori i tuoi sogni. Quale giocatore è il giocatore dei tuoi sogni e vorresti avere in una ipotetica squadra? Ma posso parlare anche di chi ha smesso? Michael Jordan. E come massima aspirazione, quale squadra ti piacerebbe allenare? Questa è una domanda difficilissima. Probabilmente è una domanda difficile, forse il CSK Mosca. Ma per le russe o per i soldi? No, per la storia. Luciano, ritieni che una persona sappia poter fare una sola cosa bene nella vita o possa avere più abilità? No, credo che una persona debba avere più abilità, però è fondamentale saper fare una cosa bene nella vita. Ok, allora esploriamo le tue abilità facendo il gioco del sai. Puoi rispondere sì o no. Sai aggiustare un tubo che perde? Sì. Sai cucinare la matriciana? No. Sai sciare? Sì, quando potevo, adesso l'età è avanzata, il mio ginocchio non me lo permette più. E sai cantare? Sì, molto. Riesci e sai parlare al telefono mentre parcheggi in retromarcia? Ah sì, sono bravo con quella cosa, sono bravo. Metto l'auricolare, quindi non è un problema. Sai contare da 1 a 10 in 4 lingue diverse? Mi sa di sì. E sai raccontare barzellette?
Una volta ero molto bravo perché avevo un repertorio molto grande, adesso purtroppo non ne ho, e quindi se mi stai chiedendo raccontacene una ti dico non mi viene. Sai spiegare il basket in inglese? Sì, penso di sì. E sai preparare un aperitivo? Sì, quello sono molto bravo, il crudino sono molto bravo. Domandona difficile, sai giocare a raso? Questa penso che sia una domanda indotta, di' la verità, ti è arrivata da qualcuno. Sì, sto migliorando molto anche a razzo. A ruzzica? A ruzzica no, non ci so giocare. Sai nuotare? Sì. Sai giocare a 3-7? Sì, sono bravo. Sai cambiare una gomma? Sì, sì. Sai rilassarti? Sì. Sai ascoltare una persona noiosa? No, non ce la faccio, se è noiosa non ce la faccio. Sai accendere il camino? Sì, mi piace moltissimo accendere il cammino. Sai guidare su percorsi sterrati? Sì, però non è che sia proprio bravo. E sai fare la spesa per la settimana? Sì, ma compro tante schifezze, soprattutto personali, tipo cioccolatini, wafer e cose così. Sai perdonare? Sì. Sai ritrovare la strada? Questa è una domanda bellissima. Difficile, ci devo pensare, te lo faccio alla prossima intervista. Ok. Sai stare allo scherzo? So un po' per malosetto, però se capisco che effettivamente lo scherzo mi piace, anche perché poi mi piace controbattere, quindi... Sai essere imparziale? Beh, quello nel mio lavoro è fondamentale, altrimenti... Sarcenzo, guai. Sai mantenere la calma? Sto studiando tanto per riuscire a farlo, qualche volta ancora commetto qualche errore. Ah, il tuo mentore è Paolo Matteucci? allora sa che dobbiamo studiare tanto. Sai fare buon viso a cattivo gioco? Sì. Torniamo al basket Amaranto Celeste. La Linkem oggi, a prescindere dai risultati che sta raggiungendo, è una squadra molto diversa da quella che hai trovato. Ci dici in tre parole gli ingredienti della cura Nunzi? Ma non so se si possa parlare di cura Nunzi. Sicuramente i ragazzi hanno risposto a quello che io ho chiesto. I tre ingredienti possono essere la sistematicità del lavoro, che qualche volta può anche essere noiosa per loro, che però per me è fondamentale. Può essere la disponibilità dei ragazzi che ho trovato, che senza quella sicuramente io non avrei potuto fare nulla. E può essere il fatto che stiamo bene insieme e quindi l'incontrarci per gli allenamenti, al di là dell'allenarsi, è anche un modo per scherzare, per giocare e per giocare a basket. E nei numerosi viaggi tra Rieti e Roma, dove vola il tuo pensiero? Ed è in quei momenti che crei gli schemi? Ma il mio pensiero nei miei innumerevoli viaggi vola in tanti argomenti. Sì, penso tanto anche al basket, questo è vero, soprattutto come modificare cose che magari in questo momento stiamo facendo. Ritorna alla tua funzione di tecnico e dacci una tua opinione. Qual è secondo te il popolo che gioca meglio a basket? Il popolo che gioca meglio a basket? Sì. Gli slavi. E quale nazionalità europea presenta a livello giovanile oggi il miglior potenziale cestistico? La Spagna. In qualità di formazione nazionale per il CNA e istruttore ai corsi allenatore, quale ritieni sia in generale il livello di preparazione tecnica dei nuovi allenatori? Secondo me è un livello medio che però purtroppo non può essere seguito e quindi tende poi ad abbassarsi. Però è un peccato perché vedo ai corsi tantissimi allenatori di ottime potenzialità, purtroppo non riusciamo a coltivarli. Usciamo un attimo dal basket ed esploriamo i tuoi gusti personali. Ci consiglieresti un film? Un film Forrest Gump. Un libro? Il libro io non sono un grandissimo lettore, però qui mi metti in difficoltà perché io non sono un grandissimo. Andiamo avanti. Una canzone? Una canzone in questo momento mi piace tanto Don't You Worry Child. Una trasmissione televisiva? Indietro tutta. Un cibo? Pasta. Una bevanda? Vino. Un gioco da tavolo? Risico. Un gioco all'aperto? Un gioco all'aperto in famella.
Era un gioco con cui giocavamo ai tempi dell'ISEF, era un gioco da veri bastardi, si poteva fare gol in qualsiasi porta, per cui uno faceva le alleanze e poi dopo segnava a quella persona a cui magari si era alleato. Uno sport? Il basket. Uno strumento tecnologico? Ma oramai il telefonino. E una città da visitare? Ma sai, ce ne sono tante, veramente tante. A me piace molto Chicago. Un luogo di Roma, meno famoso, ma assolutamente da non perdere. Un luogo di Roma, meno famoso, ma assolutamente da non perdere. Il buco della chiave dei Cavalieri di Malta. Non lo conosci, eh? Una trattoria? Una trattoria, ce ne sono due che mi piace molto, sono tanto per Magnà alla Garbatella e Trilussa. E una vacanza? La vacanza al mare, in Maldive. Per finire, sai che nella formula finale dell'intervista ai giocatori chiediamo loro di fare contento l'allenatore, spiegandoci uno schema di gioco. A te invece chiediamo, fai contenti i tuoi ragazzi, di loro quanti giorni hanno liberi per le vacanze di Pasqua. No, sto pensando a loro perché meritano un po' di sosta, hanno lavorato con intensità, hanno lavorato con dedizione, hanno lavorato con continuità e quindi considerando che quest'anno il campionato non prevedeva soste a Natale, per avere un rush finale degno di nota dobbiamo assolutamente dare un po' di stop a brevissimo. Il primo stop sarà in concomitanza della Coppa Italia e il secondo sarà per Pasqua. Questa volta davvero, per finire, dove andiamo a giocare domenica? A Trapani. E con chi è la prossima in casa? Bisceglie. Invita il pubblico a seguirci. Beh, in questo momento assolutamente ci dovete stare vicini perché siamo mente e corpo puntati verso un obiettivo e abbiamo bisogno di tutti per poterlo raggiungere. Oh, difficilissimo. Fai un ruggito. Ah. Grazie Luciano e buonasera. Buonasera. Ariete il basket torna a ruggire. Segui le Leoni, segui il campionato. Scegli il tuo abbonamento su npcrieti.com e per i piccoli leoni sono già aperte le iscrizioni alla scuola di mini basket.